buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro, diciamo, dal treno. Vediamo se riesce a reggere, sono nella parte del punto in cui dovrebbe funzionare il 4G. Allora, cosa c'è sui giornali oggi? Ovviamente la cosa più importante sui giornali di oggi è l'assoluzione di Virginia Raggi. Il fatto è stato commesso, cioè, ma non è un reato. Lei ha detto una serie di bugie sulla nomina del fratello, del RAS, del Campidoglio, ma non si tratta di un reato, e questa è la sintesi di quello che i giudici hanno deciso ieri al Tribunale di Roma. E la cosa da segnalare oggi sulla Raggi forse è l'intervista che essa fa, e la signora fa al Fatto Quotidiano, in cui dice: Salvini ci ha provato a fare a farmi le scarpe, hanno provato ad occupare Roma, cos'è che dicono? Hanno voluto fare un'opa su Roma, ma non ci sono riusciti. Quindi, insomma, un po' gliela fa pagare. Il secondo elemento oggi, buongiorno Rita, il secondo elemento oggi di commento sulla questione di Roma è i giornalisti sciacalli, che ha detto infimi sciacalli, cosa che ha detto Di Maio, e invece Di Battista ha detto che siamo delle puttane. Quindi questo fa un po' il paio al ragionamento che faceva Grillo a suo tempo, ve lo ricorderete: io i giornalisti li voglio mangiare e poi vomitare, oppure quelle specie di sparate che hanno sempre fatto loro contro la stampa. Io vi dico la verità è molto semplice: i giornalisti sono sciacalli, quando hanno un'informazione giudiziaria si buttano su quell'informazione giudiziaria nei confronti della Raggi, nei confronti di Berlusconi, nei confronti di Renzi, nei confronti di chi vi parla a voi, e si buttano su quell'informazione giudiziaria come degli sciacalli affamati. I giornalisti hanno pubblicato tutti, ciao Pietro, Pietro pare che sia stato ieri qui alla manifestazione a Torino come tanti altri, ne parleremo tra poco, ho visto delle sue foto su Facebook favolose di Pietro Smardella, intendo che vedo collegato in questo momento con noi. Quindi, ritornando, riprendendo il filo del discorso, i giornalisti sono degli sciacalli. Negli ultimi 20 anni hanno fatto solo sciacallaggio, non so se infimo o meno. Certo, le toni del Movimento 5 Stelle nei confronti dei giornalisti di altri politici un po' più avveduti non avevano, ma insomma, qual è la differenza tra minacciare, come sta facendo Di Maio, i giornalisti e far fuori i giornalisti scomodi, come hanno fatto un po' tutti i presidenti del Consiglio precedenti? Ma insomma, uno è un po' più cretino perché lo dice e l'altro lo faceva senza dirlo. C'è un altro aspetto però che voglio segnalarvi, è adesso qui però il fatto che i giornalisti siano sciacalli quando si tratta della Raggi, mentre quando si tratta di tanti altri politici della passata amministrazione, quelli non erano sciacalli, erano inchieste giornalistiche, ecco, questo mi fa un po' schifo da parte del Movimento 5 Stelle. Quindi mettiamo le cose in chiaro: i giornalisti sono sciacalli? Sì. Sono anche un po' puttane? Sì. Lo sono soltanto con la Raggi? No, cari amici miei, voi avete goduto dello sciacallaggio dei giornalisti fino a quando vi faceva comodo. Oggi che governate ve li prendete tutti in faccia, chiaro? Ve li prendete tutti in faccia con questo tipo di giornalismo italiano, per cui un avviso di garanzia è già una condanna. E questo avviene dal 1994, non viene da oggi perché vi beccano la vostra amichetta Raggi. La Raggi, per fortuna, dico io, non è stata... è stata assolta, così completerà il mandato di schifo col quale sta gestendo una città a Roma, in cui non riesce a tenersi un assessore, non riesce a raccogliere l'immondizia, non riesce a darle una svolta, una città che non è gestita, è mal gestita. Oggi vi ricordo a tutti quanti di andare a votare al referendum dei radicali per la libertà di affidare il trasporto pubblico a chi vi pare. Questo è il vero, unico, grande schiaffo che possiamo dare non alla Raggi, a qualsiasi amministratore a Roma che pensa di gestire la città e i suoi 50.000 dipendenti come se fosse una succursale della Suburra degli anni 20-30 d.C. Questo è il punto. Quindi, insomma, giusto che Paolo, chi dice sciacallaggio ferisce, dice sciacallaggio ferisce. Cioè, e siamo questa roba qua. Cioè, abbiamo raccontato tutti gli scandali con uno sciacallaggio che non guardava in faccia a nessuno. E adesso questi piagnucolano: ah, ve la faremo pagare. Gli altri ce l'hanno fatta pagare senza averlo lamentato. Seconda notizia della giornata, fondamentale, quello che è avvenuto a Torino, lo accennavo prima. Una grande folla di persone che è arrivata a Torino, direi promossa da 7 ragazze, il cui profilo è classico, devo dire, delle ragazze della sinistra democratica, cioè la nuova sinistra, che non è, io non le conosco, per carità, magari poi saranno delle leghiste, delle forze sadiste, non mi interessa, ma non ci interessa il punto fondamentale. Quello che è successo a Torino è che ci sono state 40.000 persone che si sono riunite non per dire un no a qualche cosa, ma dire un sì a qualche cosa, cioè lo sviluppo di questo paese, cioè la TAV.
Ma dai Porro, sei raccomandato dal tuo capo, dice Carraro Graziano. Graziano, facciamo così, scrivi Graziano e poi Carraro e poi mi dici che sono raccomandato dal capo, non Carraro Graziano, fai Graziano Carraro. Quando riesci a mettere il nome prima del cognome possiamo parlare, se metti il cognome prima del nome con me non parli, chiaro? Io comunque sono telecomandato dal mio capo e il mio capo mi dice di dire che a Torino c'era bella gente, fosse del PD, fosse della Lega, fosse del Movimento 5 Stelle, c'era bella gente, gente senza bandiere di partito che diceva che la TAV si deve fare. Ho goduto vederla, l'ho trovata stupenda, non saranno 40.000 della marcia contro i sindacati del sindacalismo di sinistra della Fiat degli anni 80, ma insomma era una gente che ha manifestato secondo me in maniera molto molto interessante perché l'Italia non è fatta soltanto da no TAV, non è fatta solo da no TAV, non è fatta soltanto da scie chimiche, non è fatta soltanto da no vaccini, non è fatta soltanto da commissari che vogliono il controllo dell'informazione sulla scienza in Rai a 370 gradi, non è fatta solo di questa gente qua, è fatta anche di persone che capiscono che la TAV è un buco fondamentale per renderci un paese ancora collegato nel mondo. Seconda notizia che è direttamente Sallusti sul giornale, dice forza Salvini, scegli da che parte stare, nel senso che c'erano molti leghisti là dentro e Salvini o sta con quella piazza o sta col Movimento 5 Stelle che fa il decreto dignità, la prescrizione, la no TAV, l'analisi costi-benefici. Guardate che l'analisi costi-benefici è una coglionata già di per sé, perché sono 20 anni che facciamo analisi costi-benefici. Se ogni governo dovesse fare un'analisi costi-benefici su quello che succede, avremmo fatto di nuovo, non so, l'analisi costi-benefici a all'autosole, come voleva peraltro l'Unità quando l'autosole la fece. Insomma, la sinistra ha cambiato nome, un tempo era il Partito Comunista che non voleva l'autosole, oggi si chiama Movimento 5 Stelle che non vuole l'autosole. Andiamo avanti sulla notizia di giornata, sempre riguardo i sindaci. Peppe Sala a Milano, io lo trovo straordinario, che ha detto finalmente fuori dai denti, in maniera inusuale per Peppe Sala, che è una persona piuttosto... riguardo ai sindaci però devo dire anche una cosa, che l'Appendino, che forse è uno dei migliori sindaci del Movimento 5 Stelle, quella che governa Torino, forse Torino anche nel Movimento 5 Stelle riesce ad essere meglio per la sua capacità sabauda di poter includere tutto, ha detto quella comunque è una piazza che esprimeva energie positive. Un grande applauso all'Appendino, che non riesce a gestire in comune la componente no TAV, non riesce a gestire la componente no Olimpiadi, ma ha riconosciuto quella piazza. Chapeau al sindaco Appendino. Il sindaco invece di Milano Sala che cosa dice? Dice una cosa molto semplice, dice guardate che questa chiusura delle domeniche è fatela ad Avellino, non la fate a Milano dove ci sono 9 milioni di turisti all'anno, più di quelli che ci sono a Roma. A Roma ci sono meno turisti, cara Raggi, che ti abbiamo consegnato la città più bella del mondo, sporcata dalle passate amministrazioni, e ha meno turisti di Milano, che vi assicuro io che adoro Milano, ma insomma non è neanche paragonabile quello che c'ha Roma con quello che c'ha Milano. E dice io la domenica noi lavoriamo a Milano e i negozi stanno aperti, se volete chiudeteli ad Avellino. E Di Maio non ci sta e dice quel sindaco fighetto del PD, cosa che dice anche Salvini, sarà pure un sindaco fighetto del PD, io non l'ho neanche votato essendo uno elettore a Milano, mi piaceva molto Parisi, mi ricordai Parisi all'epoca e sono un suo grande stimatore, però ragazzi adesso parliamoci chiaro, oggi io mi sento molto ma molto più vicino a quando Sala dice questa è una città che cresce, questa è una città che ha 9 milioni di turisti, questa è una città che non si ferma neanche la domenica. Questo Sala mi piace, forse non quello della lentezza di qualche mese fa. Insomma, viva Sala, perché su questo c'è poco da scherzare. Che altro ci abbiamo di giornata? Beh, insomma, una questione che poi ve ne renderete conto nei prossimi... nelle prossime ore, perché ce ne accorgeremo nelle prossime ore, ed è una situazione molto grave che riguarda Banca Carige, che è una banca di Genova, è una banca saltata che ha bisogno secondo la BCE di nuove forze, di nuovo patrimonio, e lunedì si aprirà il cosiddetto ombrello insieme a 250-300 milioni del fondo interbancario. Nessuna banca italiana, soprattutto in questa fase, chiunque ci governi deve saltare, chiaro? Perché se salta una banca c'è un contagio mostruoso nei confronti del sistema finanziario italiano, altro che spread. Il rischio che Carige, gestita dalle amministrazioni
di genovesi e ligure negli ultimi 30 anni saldi è elevatissimo. Bene che si apra questo ombrello. Oggi ne parlano un po' tutti quanti i giornali ed è interessante domani e dopodomani, mentre questi cazzeggiano sull'apertura o chiusura di domenica, sul TAV o no TAV, sul raggio o non raggio, sul nostro sciacallaggio, il rischio che una banca possa saltare, ragazzi, è davvero serio. Alesina e Giavazzi su Corriere della Sera ci spiegano per quale motivo condivido al 100% il fatto di aver speso 16 miliardi di euro, 9 di reddito di cittadinanza e 7 di riduzione dell'età di pensionamento, cioè superamento della Fornero, per aiutare gli italiani, creerà meno PIL che investire o ridurre le tasse. Quindi 16 miliardi di assistenza, 2 miliardi di riduzione di tasse. È del tutto evidente che per far ripartire un paese, più che 16 miliardi posizionati nell'aiutare singole persone, sarebbe stato molto meglio una riduzione fiscale complessiva, perché avrebbe aiutato l'Italia. Françoise, si lavora quando serve, punto. Ci ascolta da Cagliari. Domenico, Roma è un degrado assoluto, questa è l'Italia. Non so, Domenica, se questa è l'Italia. Roma è un degrado, l'Italia non è come Roma. Roma è un disastro, un disastro, e lo dico con veramente con dispiaciuto, e non so se è solo su colpa della Raggi. So che la Raggi è totalmente inadeguata per una città che avrebbe bisogno di un commissario, avrebbe bisogno di uno che va lì e manda a quel paese tutti e faccia esattamente come gli pare. Io vorrei una dittatura romana, l'ho detto chiaro, per 4 anni eleggiamo un commissario, e così come noi evitiamo che ci sia il codice degli appalti per rifare le zone terremotate, evitiamo il codice degli appalti per fare il Ponte Morandi, che fine ha fatto la ricostruzione del Ponte Morandi. Io vorrei per 4 anni a Roma un amministratore, magari anche eletto dai cittadini, ma mi interessa relativamente poco, che sia slegato da ogni norma, ogni legge, se non il codice penale riguardo, non so, agli omicidi, gli assassini. Ecco, quello non glielo permettiamo, gli permettiamo di fare quello che vuole a Roma per 4 anni, poi via, non si può ricandidare, non può fare più nient'altro, non può avere più nessuna attività a Roma. Ma c'è bisogno di qualcuno che veramente metta le mani in una città, che altrimenti ce la perdiamo. Bene, direi che no, ripiangere Marino, Andrea, no, non esageriamo. Sono uscita per in diretta, 25 sempre continente continuando. Bene, Carlo in diretta. Il bilancio netto del NADEF in quanto a tasse alle imprese è un aumento sostanziale, dice Massimo Biccio. Ha perfettamente ragione, perché si perde l'APE, si perde l'IRI, quindi le tasse verranno pagate in più, cioè le imprese pagheranno più tasse rispetto all'anno scorso, e in più le imprese non avranno nessun vantaggio fiscale dalla famosa industria 4.0. Con l'industria della Raggi, negli altri 2 anni disastri preannunciati, Raggi meglio di Veltroni, molto meglio, meglio di Rimanno, in linea con quel che ha fatto il commissario, ma insomma non lo so. Vi saluto, vi do appuntamento a questa sera, vi ricordo che lunedì sera parleremo anche del caso Raggi a Quarta Repubblica, e il treno non abusiamo della fortuna di questo 4G che fino ad ora mi ha tenuto in piedi, quindi fra poco me lo perderò. Ciao, se vi piace condividete.